È il piacere di incontrarvi come sempre a quest'ora, cari Golden Chef, buongiorno. Bentrovati! La nostra Ilenia è sempre più bella. Vi ricordo, come faccio molto spesso perché mi sta particolarmente a cuore, timoevaniglia.com, che è appunto il suo blog, che sta aumentando esponenzialmente i followers. Devo dire che sei molto, molto seguita e molto amata, Sì, Ilenia. mi fa piacere Anche a me fa questo. molto piacere. Oggi prepareremo, visto che saremo sole, prepareremo. Ilenia preparerà, io cercherò di No, no, rendermi utile. devi E aiutarmi vabbè, insomma, oggi. affetterò, non so qualcosa. Nulla. Faremo il panino del Piave. Sì, golosissimo, Assolutamente, in più buono. avrò la possibilità di raccontarvi la storia del panino. Quindi state con noi perché vi piacerà E poi tantissimo. un antipastino con del salmone affumicato. Ma vuoi sapere il mio segreto di bellezza? Qual è? Ah, pensavo madre natura io. Sì, allora io sto solo mantenendo ciò che natura Va mi ha bene, donato. va bene. No, ma è anche giusto perché con un pH così alto, alcalino, sicuramente quest'acqua ti fa bella. Sembra il titolo di un Alto, è film. alta come la mia autostima. Ci vediamo tra poco. Due chiacchiere in cucina, il programma che migliora l'autostima. Eccoci qui con Ilenia Bazzacco e con me, con quella che è la prima ricetta tra le due che presenteremo quest'oggi. Yes. Allora, panino, perché ti è venuto in mente un Perché panino? oggi avevo voglia di mangiare un panino. Ecco, questa è una risposta assolutamente semplice. Allora, fa una cosa carina. Sì. Togliti dalle scatole, per cortesia, senti con che eleganza te l'ho chiesto, perché andiamo a darvi gli ingredienti per fare questo fantastico panino del Piave. Procurateli due filoncini di pane da 150 grammi, 200 grammi di spinaci novelli, 200 grammi di pancetta accoppata, una confezione di crema del Piave, una pera, 50 grammi di griglie di noci, pomodori secchi a filetti sott'olio e infine del rosmarino fresco. Il panino è un po' il re, se vogliamo, no? Perché chi non ama il panino con dentro un sacco di cose? Facciamo i nomi, dai. Chi? Chi? No, è vero, no, Cioè, nessuno. Il panino no. piace Anche tutto. perché comunque, perlomeno questo tipo di panino che andiamo a fare oggi, ha presente tutte le caratteristiche saporite, buone del nostro territorio, in Quando questo ride caso così, lei ha la crema. già l'aumento della Sì, perché salivazione. delle volte si cucina delle cose perché si ha voglia di mangiarle, non Certo. perché apri il frigo e trovi È questo, vero, hai perché mi sono ragione. fatta prendere questi ingredienti perché oggi mangeremo panino. Allora, mi versi un Sì. po', tu sei la donna dell'olio, Io sono donna io sono dell'olio. la donna del frullatore, tu sei la Sì, donna dell'olio. Mi certo. versi un po' di olio, Sì. calcola sempre che non lo paghi, quindi non esagerare, ma neanche insomma Ok, per... vado. Sì. E dobbiamo appassire gli spinacini. Questi sono Ok. naturalmente quelli novelli, le I foglie foglioline, piccoline fanno esatto. presto da appassire Brava, oltretutto, anche no? perché noi non vogliamo stracuocerle in No. questo caso, ma dobbiamo semplicemente renderle un po' più morbide, Ok. mantenendo anche il bel colore verde vivo come i miei grandi occhioni. Esatto, l'autostima che ritorna, come ben sapete, insomma, voglio dire, ecco. Ok, Sì, poi. poi mettiamo già il sale. Sì. Sai che io normalmente vado già a Sali, esatto, tu condire. condisci già la Sì, base mi proprio dai in due giri padella. di pepe, Ah, di ok, pepino. benissimo. Ma mi piace macinarlo, posso? Sì, Grazie. macina. No, credevo volessi No, ma proprio se ti rende pepino. felice, vai. No, più che altro che se vuoi Ma parlare con Pepino, perché lei parla con gli elettrodomestici. Pepino, guarda che c'è zia Ile che ti vuole salutare. ho una dignità, ciao. Allora, andiamo a mettere gli spinaci. Tu sai che 200 grammi di spinacini poi alla fine Resta resta pochissimo, pochissimo, quindi chiaro. abbondiamo perché questa è la parte vegetale che noi andremo a dare Ok. al nostro panino, una parvenza anche sana, però sono tutti buoni. Deve avere la parvenza sana. Mi No. piace questa cosa. Allora, gli ingredienti che andiamo a utilizzare, come in questo caso la crema del Piave, è Certo, sana, fatta ma con latte sì, italiano, per mamma cui non mia, dobbiamo ovvio. assolutamente aver paura di questo. La parte leggermente acidula verrà data dalla pera, in Sì? questo caso, è anche una parte, non È toccare, troppo alto. croccante,
E la lasciamo a crudo. Sì. La tagliamo a listarelle. Ah. Dopo che tu l'hai sbucciata. Va bene. Grazie. Ok, però mi dai la possibilità di togliere questa roba? Sì. Grazie. Sappi che dobbiamo appunto fare delle fettine, per cui il tuo possibile di mantenerla integra e non... Cioè, veramente. Enrico, vieni qua tu per favore. Io vengo là a tenere il cronometro, perché allora, non la reggo più sta donna. I pomodori secchi, sì, sott'olio, se sì, abbiamo, se li troviamo troppo secchi, perché ce ne sono che sono stati disidratati un po' troppo e quindi non riescono ad assorbire l'olio, la parte di olio, acqua leggermente tiepida, sì, e li mettiamo ad ammollare, a reidratare un Perfetto. Po'. In questo caso non è assolutamente necessaria e quindi andiamo a tagliarli a listarelle. Però hai fatto bene a passare anche questo trucco, perché cari hashtag Golden Chef, qui non siamo mica a pettinare le bambole. O a sbucciare le pere. Ma una volta che faccio una cosa fatta bene, guarda. Adesso ho capito perché non ci vedo, perché non ho gli occhiali giusti. Scusate, ma è normale, chissà in casa, saranno tutte le signore che, o i signori che dicono, ah sì è vero, quante volte mi capita. Ah, anche la Cristina. Certo, se non volete che mi affetti le dita. Ok, dopodiché andremo a farcirlo, anziché con le solite maionesi o cose del genere che sono buone, diamo la parte cremosa appunto con la crema del Piave. La sapidità la daremo con la pancetta, questa coppata. Certo. Tagliata sottile. Se vogliamo dare una sapidità maggiore potremmo anche leggermente tostarla. Ah sì? Magari in forno e facciamo delle bricioline. E però, che ti vengono fuori croccanti. Sì, però io non andrei a fare questa operazione perché altrimenti poi c'è una... sapidità eccessiva. Ah, è vero, perché poi ovviamente viene via la parte liquida e rimane la parte salata. Esatto. Il panino sarebbe leggermente squilibrato. Bravissima. No? Vedi che sto imparando? Una volta. Ma bastava anche una. Ah sì? Sì, beh, questa la mangiamo noi, dai. Sì. Volevo farti vedere che so sbucciare le pere. Vedi come rimangono 200 grammi di spinacini. In effetti poi si appassiscono. Però più poco, alziamo, allora, più abbiamo una fiamma, diciamo, alta. Certo. E più velocemente si andranno ad appassire. Okay. E più mantengono questa colorazione bella vivace. Che è meravigliosa. Quindi noi a questo punto possiamo tranquillamente anche spegnere. Perché il calore indiretto dato dalla verdura farà sì che lei continui leggermente a cuocere, continua a cuocere ancora, ma non si ossida e non perde appunto Fantastico. Il colore bello verde vivo. Questo bellissimo colore verde vivo. Mettiamo... Mi ricordate quella cosa? No. Di che anno era? Perché doveva ancora nascere. Ah. Mettiamo a scaldare la sì, piastra in questo sì, caso, ma se abbiamo anche una tostiera o se abbiamo anche il forno già caldo, possiamo tostare il pane direttamente. Quindi abbiamo altre due opzioni. Esattamente. Benissimo. Io sono felice. Quando tu passi queste dritte, guarda, godo sì, come non so cosa. Allora, intanto, se non hai bisogno che io no, frulli, affetti no, chissà che cosa, mai, mai, anche perché sei tu la donna che frulla, no? Sono io, non si può assolutamente. Ilenia Bazzacco, soprannominata Frulli. Dai che vi racconto la storia del panino. Dai, forza, Golden Chef. Un pasto veloce per eccellenza. Trova i natali in tempi molto remoti. Si parla già di un avo del panino nel primo secolo avanti Cristo. Il rabbino Hiller l'anziano. Tu? Inaugurò la tradizione di mangiare un miscuglio di mele, nocciole trite, spezie e vino poste all'interno di due fette di pane azimo da consumare insieme a delle erbe amare. Pane azimo che, come ben sapete, non ha il sale, no, okay? È un pane sciocco. Quindi poteva metterci dentro qualsiasi cosa perché è perfetto quel pane, no? Sì. Per fare alcuni panini. La farcitura fungeva da promemoria per commemorare la sofferenza patita dagli ebrei in Egitto e rappresentava simbolicamente il mortaio utilizzato dagli stessi durante i lavori forzati per la costruzione delle piramidi. Furono però i romani a diffondere l'usanza di consumare il pane con qualcosa nel mezzo. Quella che è conosciuta come via Panis Perna pare infatti debba il suo nome al latino panis ac perna, termini che stavano a indicare panini al mosto e prosciutto cotto nell'acqua di fichi secchi. Pensa che gourmet erano all'epoca. Erano mosto e prosciutto cotto nell'acqua di fichi secchi. Pensa che... buono. Buono. Dovrò pensare a una ricetta con sì, questa cosa. Sì. Te la tengo. Devo ringraziare Enripidia, che insomma si è dato molto da fare. Durante il Medioevo
quindi più vicino ai tuoi tempi, sì, diciamo, era uso impilare pezzi di carne e altro cibo su basi di pane per agevolarne il consumo, a mo' di tartine, per capirci. I pezzi di pane assorbivano quindi il grasso e le varie salse dei cibi e a fine pasto, se sazi, tali pezzi di pane potevano essere dati in pasto ai cani o ai mendicanti. Troppa grazia a San Gennaro, vabbè. Però prima del Rinascimento e dell'invenzione della forchetta, mentre la nostra Ilenia ci ha fatto vedere come si tagliano a fette perfette le pere. Queste sono la porzione per te. Grazie, sei troppo carina. Hai bisogno di me? No. Vuoi che... No, me la tengo dopo quella del Rinascimento. No. Ce la fai? Racconta, boh, pensavo se hai bisogno di una mano, volentieri. Parliamo invece prima del Rinascimento e dell'invenzione della forchetta, perché non è che la forchetta esista dall'epoca preistorica. Il pane veniva quindi utilizzato come un vero e proprio utensile da tavola. Fette di pane piuttosto spesse, le tranchers in inglese, dal verbo francese trancher o trancher, ovvero tagliare, venivano affettate durante ogni pasto da una pagnotta e fungevano da posate, capito? Anche da, veniva anche usato come piatto delle anche, volte. Anche. E se si trattava di un pasto formale, però il tranché non poteva essere cambiato più di una volta durante tutto l'arco di tempo impiegato per desinare, sennò uno si mangiava 20 kg di pane prima di finire il piatto. Un po' quello che succede in tutte le case del mondo. Esatto. Con l'avvento della forchetta, mangiare con le dita cominciò ad essere considerato un atto di maleducazione e di conseguenza il tranché fu poco a poco abbandonato. Ma sta arrivando una cosa che mi è piaciuta tanto, Enrico, ti faccio i complimenti perché è troppo divertente, perché dovete capire che dobbiamo trasferirci in Gran Bretagna a metà del Settecento per trovare il primo panino propriamente detto. La leggenda vuole che il quarto conte di Sandwich, John Montagu, 1718-1792, è vissuto anche tanto mangiando panini sto uomo, vabbè, fosse talmente dipendente dal gioco d'azzardo da passare intere giornate al tavolo da gioco, al punto che si rifiutava di alzarsi per andare a mangiare. Vero. E allora che cosa succedeva? Trovò la soluzione ordinando a una sua cameriera e a un suo cameriere di servirgli della carne posta tra due fette di pane. Gli altri giocatori hanno visto questa roba buona che girava per i tavoli e hanno cominciato a dire "The same of sandwich", vorremmo la stessa roba che sta mangiando il signor Sandwich, battezzando così la pietanza con l'ormai internazionale nome. The same of sandwich of Ilenia Bazzacco. Oh yeah! Ecco, amore, dimmi tutto. Allora, niente, guarda, io hai adesso... Hai tagliato pezzettine e sì, mi sto facendo la linea, sì, proprio perché poi quando il pane sarà ben tostato, certo, non lo toccare non neanche tocco, per guarda, sogno. Vedo che ha una bella temperatura. Esatto. Questi spinacini hanno un colore, hanno mantenuto un colore hai visto? Meraviglioso. Hai visto? Sì. Quindi mi sto facendo la linea perché poi basterà semplicemente comporre andare il panino. Andare ad assemblare, praticamente. Esattamente. E quindi direi che possiamo anche andare a questo punto a informare i Golden Chef su altre novità legate alla nutrizione e all'alimentazione. Per voi il dottor Carlo Giolo. Sono felice di ritrovarvi qua, carissimi Golden Chef, e sono felice di dirvi che anche oggi il dottor Carlo Giolo è venuto a insegnarci qualcosa di più legato alla salute e agli additivi alimentari. Esatto. Ti rivedo sempre con grande piacere, te lo grazie, dico altrettanto. Perché tra te e Leonora veramente ci permettete di imparare sempre tante cose nuove. Additivo oggi del quale sicuramente avranno sentito parlare i nostri telespettatori, vero? Probabile, sì. L'ace sul fame. L'ace sul fame K. È 950. Ok. È un edulcorante. Quindi un edulcorante. E quando dice edulcorante, dove edulcorare, lo troviamo? In tante cose lo troviamo, no? Edulcorante. Sì, perché comunque è molto più potente del classico zucchero, anche riesce a zuccherare 200 volte in più. Caspita. Quindi insomma è facile anche creare quella dipendenza, quell'attaccamento a quei prodotti che contengono questo edulcorante. Ma si crea anche una forma di dipendenza. È un pochino, dici? Sì, le papille gustative vengono comunque... Perché fanno festa, dicono, era buona sta fortemente cosa. Condizionate. Ho da capito. Questi sapori forti non presenti in natura, perché la arricchiscono, potenziano molto questo sapore dolce. E quindi...
come sempre è considerato, alcune ricerche, soprattutto a partire dalle ricerche del 2005, hanno scoperto che può essere anche un da bollino rosso, insomma, in certi casi, sempre se sforo però ovviamente la dose giornaliera nella quantità, ammissibile. Certo. Ok, sforando questa dose giornaliera ammissibile, cioè mi prendo sempre dei chewing gum, consumo tutto il giorno chewing gum, li tengo anche molto in bocca e quindi vieni maggiormente assorbito, sì. Oppure dei dolciumi, mangio diversi dolci perché si trova soprattutto lì, insomma. Guarda che io so che a casa in questo momento ci saranno un sacco di persone quasi a lutto praticamente. Quasi a lutto. Però è importante sapere che ci sono degli additivi È importante, insomma, perché si può benissimo intanto zuccherare alcuni prodotti a casa con delle alternative anche naturali. Certo. E limitare magari le caramelline e i chewing, credo che non sia una cosa impossibile. No. Non parlo di eliminare, certo, di ridurre. Certo, anche perché tu parli di quantità, insomma. Di quantità importanti. Ecco. Quantità importanti. Quindi possiamo benissimo adesso, con la consapevolezza che esiste, sì, questo edulcorante, che può creare qualche problemino anche abbastanza grosso, perché in grandi quantità può anche essere cancerogeno, certo, può comportare un innalzamento del colesterolo. Lo sa, però persone che sono grandi consumatori, per esempio, grandi consumatori di chewing gum, dolciumi, caramelline, sì, caramelle, leggere un attimo, bravi, informarsi, bravissimo, un attimo se contengono queste, sì, magari lo fanno per evitare la sigaretta, dicono, ma no, chewing gum è meglio che, insomma, sappiate che cosa c'è dentro, quanti chewing gum vi fate fuori nell'arco della giornata. Ripetiamolo, sì. E950 acesulfame K. Sì, sì. Poi hanno anche scoperto che un consumo importante sempre di questo edulcorante unito ad una dieta ipoglucidica, quindi con ridotto consumo di carboidrati, perché magari il nutrizionista consigliato fai una dieta iperproteica, ecco, evita i carboidrati, sì, succede, okay, lo dico, mangio poco pasta, pane, pizza, certo, evito tutto, sì, e faccio più proteine. Attenzione, perché uno studio giapponese ha scoperto che unendo nella dieta con una frequenza importante questo acesulfame K, introducendolo con una dieta ipoglucidica, va a compromettere la memoria, perdita di memoria, concentrazione. Oi. Non voglio fare allarmismo, però è giusto sapere, attenzione, queste cose. Attenzione, chi schiva, ecco, i carboidrati, che non introduca tante caramelline. Io non aggiungo altro, Carlo. Mi sembra che tu sia stato assolutamente esaustivo come sempre. Ti ringrazio, buon lavoro per, ovviamente, grazie, il tuo lavoro con le aziende sul rischio alimentare. Noi vi aspettiamo tra pochissimo. Il panino del Piave che sta per prendere forma, a dire la verità, diciamo, Ilenia non si è fermata neanche un attimo. Qua bisogna lavorare. Sì, assolutamente, ha già preparato un panino, così, insomma, ce lo siamo già giocati a dadi, praticamente. Allora, pane tostato. Pane tostato. Bella spatasciata di crema del Piave, abbondate, perché la crema del Piave è buonissima. Se volete potete usare un coltello per spalmare il pane e un cucchiaio o la forchetta per mangiarvi la crema del pane, mentre appunto spalmate il panino. Poi spinaci, foglioline di spinaci, in questo caso sono caldi e quindi vanno a riscaldare leggermente, sì, la parte di crema del Piave, anche, esatto, se io preferisco mantenere la temperatura ambiente perlomeno mezz'ora prima di formare il panino. Ah, ok, perfetto. Che così un po', diciamo, si raffreddino, si acclimatino un pochino, sì, acclimatino. Esatto. Poi, dopodiché qualche filetto, i pomodori secchi. Sì. Dei filettini. Sì, non esagerare con questi. Perché dà troppa stabilità. Sembra strano detto da me, però è per la, insomma, ci vuole. Sì, perché comunque hanno un gusto molto forte. Certo. Vero è che Ilenia ha scelto le pere, però è chiaro che, insomma, in media sta virtus, insomma. Allora, in questo caso qualche griglio di noce spezzettato, sì, in maniera grossolana. Mamma, guardate cos'è sta roba. Pancetta. Immagina se ti fermi di notte in uno spaccafegato, come li chiamo io, e ti facessero un panino al genere, io non vado più a casa, dico, guarda, ti sposo, ho deciso. No, a me piacerebbe fare panini così, magari, beh, con un camioncino. Esatto, bravissima, street food. Allora, come vedete, la nostra Ilenia sta procedendo, pera, e dopodiché ci sarà l'abbinamento, perché, sì, io sono veramente curiosa di capire con quale vino potrà essere abbinato il nostro panino, secondo la scienza dei nostri amici di Ains Veneto. Vieni qua. Vieni qua.
Lorena, buongiorno. Ciao Ilenia. Allora, questo panino del Piave, con cosa lo abbiniamo oggi? Allora, andiamo fuori regione, sì. Andiamo in Emilia e ho portato un lambrusco, un esordio effervescente oggi. Ma guarda che bella spuma che ha. Perdonami, ma di solito io sono solita a vedere appunto un lambrusco con un colore diverso. Molto più intenso, sì. Più rosso, un rosso rubino. Qui c'è una vinificazione in rosato, ma la particolarità del lambrusco reggiano, che in questo caso è dell'azienda Venturini e Baldini, l'annata 2014, è quello di essere in uvaggio nella provincia di Reggio Emilia di più tipi di lambruschi. Qui in particolare abbiamo il Marani, il Maestri, il Salamino e il Graspa Rossa. Particolare, un olfatto fragrante, fragolina, ribes, sì, anche una sensazione di rosellina e di violetta. Lo assaggiamo? Ecco l'acidità, la modesta sensazione tannica però percettibile e poi questa effervescenza che mi permette di effettuare un giusto abbinamento che va a contrastare la tendenza dolce della preparazione e anche la parte di grassezza data dalla pancetta. Ma è buonissimo, una sorpresa veramente ottima. Bene, bella. Sono contenta. Cilla. E allora noi facciamo il nostro cin cin e noi ci rivediamo tra poco. Il panino del Piave è stato un successo, praticamente è sparito. Devo togliere le briciole. Perché devi dire a tutti che sono stata io? È stato un successo, buonissimo, perché effettivamente l'idea di goloso. Mescolare tutte le cose dolci, le un po' acidule, la cremosità, la ferrosità, crunch, dello spinach, beh, sono tanta roba buona. Ma visto che ci siamo, continuiamo questa bellissima puntata di Due Chiacchiere in Cucina con una nuova ricetta. Sì. Il rollè di salmone affumicato e robiola. È molto più semplice farlo che poi leggere gli ingredienti e anche spiegarlo. Meno male. Allora, visto che non avrò tempo, insomma, fino all'estate, è meglio che mi dia una mossa per questa nuova ricetta della Bazzacco. Vi servono 300 g di salmone affumicato, 200 g di robiola, 150 g di ricotta, mezzo limone, erba cipollina, olio extravergine di oliva, sale e pepe e semi di chia. Come giustamente diceva Ilenia, in realtà poi scoprirete che è molto più semplice farla, forse. Sì, perché allora io ho fatto un esperimento, intanto lavoro, sì. Basta semplicemente amalgamare la robiola con la ricotta, daremo una grattata di scorza di limone per sì. dare un tocco di freschezza, dell'erba cipollina tagliata sottile okay. e poi vedremo come fare. Perfetto. Allora io ho fatto una prova l'altro giorno, qualche giorno fa, sui social, su Instagram. Ho fatto delle ricette molto articolate, molto difficili, sì. magari anche un po', insomma, un po' più complicate, esatto. di come magari siamo abituati a vedere qua. E con hashtag impossibili che vai alla ricerca, Metti ricetta semplice sì. e c'è stato un boom di visualizzazioni. Dai, quindi vuol dire che le persone hanno bisogno anche di ricette semplici, certo. veloci e d'impatto. Certo, perché non tutti vogliono andare magari a passare una mezza giornata a cercare di costruire il piatto perfetto. Poi esatto. la perfezione non è data dalla laboriosità di un piatto, no? Che ne pensi? È data dalla materia prima. Assolutamente. E dall'equilibrio, perché delle volte pochi ingredienti sono molto più gestiti in maniera ottimale certo. Dal nostro palato che 300.000 sì, assemblaggi impossibili. Però è stato un bel esperimento, insomma, a parte che sei molto seguita, timoivaniglia.com. Sì, però molto seguito, mi ha colpito questa cosa. Sì, ma insomma, d'altro canto, poi hai anche il polso, no, di quelli che sono i tuoi followers. Sì, e poi si parlava anche con un'amica che abbiamo entrambi appunto il blog e lei stessa ha detto una delle ricette più cliccate è stata la minestra di riso e prezzemolo. Vedi.
Ha detto, cioè, ma dobbiamo tornare a fare le cose? Forse sì, perché probabilmente, insomma, quelle brave sono già oramai navigatissime e non potete perdervi per strada le persone che stanno cominciando adesso a muovere i primi passi in cucina. Bravissima. No? Che ne pensi? Bravissima. Allora, erba cipollina, diciamo un mazzettino. Sì, lì dopo è sempre a sentimento. Certo. Mi passi il sale, per favore, sì. E il pepe, okay. E un filo d'olio extravergine. Sale. Pepe vuoi pepino o vuoi salino? Ma fa lo stesso. E olio extravergine, eccolo qua. Allora andiamo, non troppo perché comunque la robiola sai che è già saporita. Certo. È vero. Mettiamo... che viene spento dalla ricotta magari il sapido, sì. Però non azzardate troppo, no. Magari assaggiate. Mettiamo un filino d'olio, perfetto. Lo mescoliamo. Questa cosa qui sarebbe addirittura da fare un quarto d'ora, mezz'ora prima di andare a comporre la ricetta, perché l'olio essenziale del limone viene rilasciato, okay. E quindi è anche un po' più costoso. Vabbè che deve riposare in, certo, frigorifero e tutto. Che forse è sufficiente, però dice una mezz'oretta prima, sì. Fuori dal frigo, di modo che si amalgamino tutti quanti, esattamente, gli aromi. Io invece vi voglio raccontare un'altra storia, sempre grazie a Enripidia, che si prende la briga, grazie a noi, al fatto che insomma è appassionato di passarci informazioni e conoscenza, adesso capirai perché ho detto questa parola, perché vi voglio raccontare la storia del salmone della conoscenza. Tale Finn McCool, fin da giovane, era considerato uno dei più valorosi guerrieri irlandesi, ma una delle cose che non aveva ancora imparato a dovere era l'arte del recitare e di comporre poesie e l'arte della saggezza. Un giorno Finn venne mandato da un vecchio saggio che abitava sulle rive del fiume Boyne, e praticamente da questo signore da 7 lunghi anni cercava di pescare il salmone della conoscenza, dato che gli era stato detto che il primo che avesse assaggiato il salmone avrebbe acquisito tutta la saggezza del mondo. Secondo la storia, si trattava di un salmone normale che mangiò 9 nocciole cadute nel pozzo della saggezza da 9 alberi di nocciolo che circondavano la fontana. In questo modo il salmone acquisì tutto il sapore del mondo. Quello stesso giorno l'audace Finn cosa fece? Pescò il salmone, ma il vecchio gli impedì di assaggiarlo. Perché sono io l'uomo saggio, certo. Che cosa vuoi fare tu? Perché appunto era compito suo farlo. Finn accettò, in fin dei conti la saggezza del vecchio non aveva eguali. Cominciò a cucinare il salmone, il giovane Finn, su un fuoco accanto al fiume, ma quando tentò di girarlo per far cuocere l'altro lato, una volta non c'erano tutti gli attrezzi, lo facevano a mano, giravano il salmone, Finn si scottò il pollice e lo mise subito in bocca per alleviare il dolore. Ovviamente così facendo che cosa accadde? Assaggiò il salmone, anche se era solamente, vabbè, e divenne e acquisì tutte le conoscenze del mondo, e così in futuro il guerriero, per risolvere qualsiasi problema, si portava alla bocca il dito e in questo modo trovava la soluzione giusta. Sapete qual è la morale della storia? Che basta crederci le cose. Non solo, ma la cosa carina è, ti faccio una domanda adesso, Ilenia, lo sai perché il salmone è rosa? Sì, perché è femmina. Certo, perché esiste il salmone maschio, azzurro. Salmone. Benissimo, perfetto. Salmono. Il salmone ha questo colore salmono. Vabbè, vabbè. Il salmone ha, stavo per dirlo, il salmone ha un colore particolare che spazia dall'arancione al rosso, anche se ne esistono di colore con carni bianche. Il colore è dovuto alla presenza di pigmenti di carotenoidi accumulati nel loro corpo per via dell'alimentazione a base di krill, che sono dei microscopici pesciolini, gamberetti, praticamente, tipo. Brava, gamberetti, e di altri animaletti in conchiglia. Il salmone rosa, tra tutti i salmoni, è proprio quello che trascorre il minor tempo nelle acque dolci, ed è appunto per questo è il più salato tra tutti, ma anche il più piccolo, perché arriverà a un massimo di 2 kg. Hai capito perché c'è questo bel colore? Poi il salmone, che è una cosa meravigliosa, altro che salmone della conoscenza. Che cosa stai facendo di bello? Allora, sorella? Io ho steso un foglio di pellicola. Pellicola. Ok, in questo caso la pellicola, però per fare queste preparazioni, certamente, deve essere una buona pellicola. Sì, sento che è bella solida. Sì, esatto. Poi vado a disporre in maniera sovrapposta, sì, le fettine di salmone. Perché poi cosa farò?
andrò a fare, a creare il mio rollè. Capito tutto, certo. Ok. Ma che spettacolo. Allora, io non posso adesso, mi era venuta un'idea, perché ci sono fettine leggermente più spesse, però insomma, se andiamo a pressarle magari con un batticarne, ho paura che si vadano a rovinare. Anche secondo me. Evitiamo esatto, di quindi fare adesso la cosa che dobbiamo fare qual è? Eh sì, andiamo a stendere, a spalmare una enorme quantità buonissima di robiola e ricotta con limone e l'erba cipollina. Sì, ma non è una robiola insomma qualunque, una ricotta qualunque. Eccola lì, guarda. Allora mettiamone un po', poi stendiamo magari con una spatolina un po' più solida. Sì. E andiamo. Che consistenza che ha però sta robiola, guarda. Sì. Robiola, la ricotta, cercate sempre di avere dei prodotti di qualità quando fate queste ricettine, perché sempre, però quando sono pochi così ingredienti è importante, è ancora qualità, più sì, vero? Sì. Ma che bello. Allora, questa operazione logicamente non è difficile, però deve essere fatta con estrema calma, perché le fettine non contengono in questo caso del collagene di cottura e quindi si smandrappano, si tornano, sì, vengono con te. Ve le tirate dietro praticamente con la ricotta. La cosa importante è che non arrivate fino al bordo, ma tenete quei 2 centimetri, perché poi devono essere sovrapposti. Da un lato solo. Perfetto. Quindi amalgamate bene. Quanto tempo avremo? Oh, mezz'ora? Tranquilla, finché non vedi che si agita, lascialo lì tranquillo, okay. Abbiamo ancora del tempo. Ok? Però mi piacerebbe che una volta gli amici da casa vedessero quanta ansia ci mette. No, ma no, perché il fatto è che non ci credono, perché siamo talmente brave a gestire comunque tutto. Sì, veloci, presto, siamo brave. Di la verità, siamo brave, Enrico. No, niente, neanche qui riesce a essere onesto con noi. Ok? Una operazione che, come diceva la Bazzacco, deve essere fatta con calma, sì, ok? Insomma, non in maniera da strappare tutte le fettine, esatto. Perché il salmone... Allora, questa ricetta, se non amate il salmone, può essere fatta per esempio anche con della bresaola. Esce molto buono anche con la bresaola. Buona. O con... Potevi farlo, adesso. No, volevo farlo col salmone. Invece a me piace il salmone, questa volta... Mi spiace, la prossima. Oppure con magari, non so, con del prosciutto, se abbiamo della mortadella. Certo. Quindi qualsiasi insaccato, salume, certo. Quello sì, che volete. Sì, sì, sì. L'importante è appunto che teniate il lato, uno dei lati più lunghi di questo rettangolo di, diciamo, foglie di salmone, libero da il nostro impasto, sì. Ok? Perfetto. Dopodiché... Guardate... Andiamo piano piano a girare in questo modo, quindi compattiamo, giriamo. Ma che bello! Giriamo fino alla fine. Fantastico. E appunto il lato che viene lasciato praticamente integro, quindi senza spalmarci sopra nulla, serve per incollarsi. Bravissima. Perfettamente. Ora avvolgi il nostro... Prendo. La pellicola. E faccio in questo modo. Benissimo. Quindi lui si compatta in maniera automatica. Adesso cosa facciamo? Lo poniamo o in frigorifero, sì. Se non avete appunto la nostra fortuna, mm-hmm. Oppure in abbattitore. Ecco. Ok? Perché deve ovviamente raffreddare. E deve a questo punto tocca a te. Tu sai che cosa devi dire? Ah, devo andare prima in... Sì, dai, facciamolo vedere. Anche perché siamo così orgogliose di questo abbattitore, ragazzi. Allora, aspetta. Vai. E adesso eccellenza del territorio. Ci piace continuare a parlare con il presidente del consorzio del riso GP Delta del Po, prima di tutto perché è una persona simpaticissima. Grazie. Adriano Zanella, bentornato. Grazie. State lavorando bene? Sì. Stiamo lavorando molto bene. Continuate con la qualità che vi contraddistingue. Sì, cerchiamo con la qualità di portarla avanti nel miglior modo possibile.
di fatto noi stiamo facciamo anche uno studio adesso con l'Università di Ferrara per vedere di produrre un riso biologico con la riduzione dei costi e meno spreco di acqua, di carburanti, e quindi che si possa dire che è un vero riso biologico, perché il riso biologico deve anche rispettare l'ambiente. Avere determinate caratteristiche e deve rispettare l'ambiente, perché altrimenti... Certamente, oltre che il nostro disciplinare che, ripeto, è ferreo. Sì, assolutamente. Sì, quindi a breve anche un riso biologico di altissima qualità, ma so che diciamo in questa filiera innovativa, se vogliamo utilizzare questo aggettivo, c'è anche il fatto di una ricerca del costo, del prezzo poi al consumatore, perché il riso biologico deve avere un costo che sia fruibile da tutti. In effetti deve essere un riso che non abbia costi esagerati, certo, come adesso, perché sennò il consumo si riduce. Certamente. E noi vorremmo proprio portare avanti questa linea, e quindi bisogna che abbia certe caratteristiche. Sì, facciamo anche un piccolo paragone che le altre volte non abbiamo fatto, perché insomma siamo dei signori, però ogni tanto quando ce vo, ce vo. Perché arrivano così tanti risi dal resto del mondo? Ce ne sono di tutti i colori, di tutte le tipologie, in quantità megagalattiche, che hanno una produzione. Cosa ci mettono nell'acqua per far sì che pompano sto riso? Cosa fanno? Cosa vuole? Noi abbiamo dei disciplinari ferri, siamo il paese più controllato, l'Italia è il paese più controllato del mondo. Noi come Riso IGP abbiamo degli ispettori pagati per vedere se il nostro mantiene quelle caratteristiche, per garantire al consumatore che quel riso è un riso prodotto in Italia. Sono i nostri angeli custodi. Sono i nostri angeli custodi. E lo fanno non solo con i vostri consorziati, ma lo fanno anche nei controlli, so, nei negozi, nei supermercati. Certamente sì, certamente sì, vanno fuori nei negozi e nei supermercati. Io pretendo che mensilmente mi sia dato un resoconto delle visite che hanno fatto. Certamente. Per vedere se tutto funziona. Fino adesso siamo a posto. Anche perché le dirò che siamo stati molto attenti. Cioè abbiamo guardato sì all'evoluzione del riso che abbiamo ottenuto, ma le abbiamo ottenuto proprio per queste nostre caratteristiche, certo, che abbiamo, certo, e queste nostre attenzioni. Noi abbiamo voluto che la trasformazione del risone in riso avvenga nei luoghi di produzione del Riso IGP. Perché? Perché a parte che abbiamo costi di trasporto inferiori, certo, ma anche abbiamo il controllo diretto sulle riserie. Sì, e sappiamo, è fondamentale. Ne abbiamo tre riserie nel territorio. E non puoi scappare da lì. Da lì non scappano. Perché sa, quando il riso parte da un territorio arriva un altro. Esatto, invece con questi controlli il riso parte, fa quel tratto e si sa che arriverà lì. E sappiamo lì che quello è il nostro, è quello che noi abbiamo prodotto. E non ci sono atti di magia per strada. No, no, atti di magia nessuno. Allora, garantito. 15 anni di storia, abbiamo detto anche 17 comuni tra l'Emilia Romagna e il Veneto, quindi eccellenza del territorio assoluta. Io ti ringrazio davvero tanto, Presidente, e spero naturalmente di poterti riospitare quanto prima qui a Due Chiacchiere in Cucina. Verrò volentieri e cercheremo di far capire quanto è buono il riso italiano. Assolutamente. Quello che viene dall'estero noi non sappiamo come è prodotto. Io non vedo l'ora di gustarlo. Perché... A me piacerebbe che lo dicessero come produciamo noi, certo, e come dirigono loro. Ah sì. E vedrete che il consumatore prende il riso italiano. E questo è lo scopo poi, no? Alla fin fine. Grazie infinite al presidente Adriano Zanella e naturalmente cari Goldesh, vi aspetto tra pochissimo. Rollè di salmone affumicato e robiola, ecco praticamente come esce dal nostro abbattitore o dal vostro frigo, nel caso appunto a casa non foste muniti di questo elettrodomestico che io adoro, trovo che sia geniale. Ecco qua. Allora, logicamente il tempo è stato poco che ha riposato. Certo. La cosa importante è di tenervi sempre un pezzettino di carta assorbente da cucina. E quindi questo servirà poi un coltello naturalmente ben affilato, certo, perché non dobbiamo congelarlo. È un piatto delizioso.
Adesso abbiamo anche dei semini di chia che servono ovviamente per dare questa nota un po' elegante. A parte che insomma è rosa, quindi è femmina questo salmone. È nato come femmina. Come dicevi tu prima. Adesso saranno i bambini pulite. A casa dicono, perché sì, si pulisce la lama e si riparte, esatto. Ovviamente. Adesso attenti perché con un piatto così gourmet, chissà qual è il vino di Ais Veneto per l'abbinamento. Siete qua e lo scoprite. Eccoci, questi rollè di salmone con della robiola, una grattatina leggera di scorza di limone. Allora, io inizio già a versare il vino. Sì. E ho portato con me un Gewürztraminer, l'azienda che lo produce è la Kettmeier, e siamo in Alto Adige, annata 2017. Allora, perché ho scelto questo vino? Innanzitutto per l'aromaticità. Ho pensato che il salmone affumicato avesse bisogno altrettanto di un vino aromatico e quindi il Gewürztraminer. Si presenta con questo bellissimo giallo paglierino, però che ha ancora dei riflessi sia verde che un po' dorati, quindi molto particolare. Consistente, direi. Non si ferma subito nel calice e non scorre così agilmente. Lo portiamo... Queste micro bollicine... Sì. Lo portiamo al naso e qui si percepisce proprio l'aromaticità del petalo di rosa e di una leggera frutta tropicale, di una pesca, del lici. Posso dire che il Gewurz è sempre Gewurztraminer, è uno tra i miei preferiti. Piace molto alle donne, sì. Di solito. Allora, lo assaggiamo. E quindi compostezza. Equilibrio, però prevale un pochino la freschezza gustativa e anche il tenore alcolico si fa sentire. Sì. Quindi abbinamento per concordanza di aromaticità, se vogliamo, con il salmone, però per contrapposizione, per freschezza gustativa e la componente grassa e la tendenza dolce del piatto. Cin cin a noi e a questo buonissimo vino. A tra poco. Cari Golden Chef, due ricette veramente deliziose, quelle che ci ha presentato Elenia Bazzacco oggi. Ci auguriamo. Le riproponiate a casa, magari poi condividete con noi quelli che sono i risultati, se avete, non so, delle varianti che volete suggerire. Sono sempre interessanti le varianti, sì. Perché dico magari io non ho trovato, magari non ho. Bravissima, poi quindi... comunque se volete scoprire il magico mondo di Elenia Bazzacco vi invito sempre ad andare sul suo blog che è timoevaniglia.com. Detto questo, non ci rimane che ricordarvi che vi aspettiamo alla prossima puntata. Condividete se potete. Diffondete il verbo. Hashtag Golden Chef, mi raccomando. Ed è facile quindi agganciare tanta roba in rete. Buon divertimento a tutti. Hai un messaggio tu da mandare a qualcuno, a parte i baci? No? No, oggi no. Oggi no. No. Mi limito a dire che volevo la pace nel mondo. No, oggi no. E te pace nel mondo. Ciao a tutti, buon caffè, alla prossima.